Grazie. Vorrei collegarmi col dibattito precedente. Perché? Perché poi l'industria della difesa è stata detta che è strumentale e fondamentale per una politica della difesa e quindi anche una politica estera della nazione. Dobbiamo prendere atto che quella che è la minaccia, il nemico, quello che vogliamo dire che la nostra difesa oggi si trova ad affrontare, è quella che è stata definita minaccia simmetrica, minaccia globale. Io vorrei far presente che dal 99 la NATO ha dichiarato che la difesa contro il terrorismo era il suo principale obiettivo. Contemporaneamente in campo della Commissione europea si è cominciato, entrando con la sicurezza, ma la sicurezza anche all'inizio era una sicurezza soltanto strettamente dentro i confini nazionali, poi è diventata una sicurezza proiettata ed infine si parla anche di una sicurezza affidata a dei signori che hanno le stellette, che poi dopo questi lunghi percorsi coincidono nel dire che dobbiamo supportare quelle iniziative che sono necessarie per la nostra sicurezza in senso lato, di cui la difesa tradizionale diventa solo un caso molto particolare, per certi versi un po' antiquato, ma che nessuno può pensare, nessuno pensa che non possa rinascere, quindi, ma un po' sicuramente meno privilegiato oggi, meno prioritario. Allora, detto questo come scenario, oggi i nostri problemi sono: abbiamo una frontiera che per 8.000 km è la frontiera dell'Unità Europea. Le minacce asimmetriche sono delle minacce tutte sovranazionali, perché parliamo della cyber, no? o di qualunque altro, l'esempio della cyber ovviamente è più facile, i confini nazionali non hanno più significato. La terza considerazione è quando facciamo proiezioni e quindi andiamo in paesi lontani per garantire sempre la nostra sicurezza, lo facciamo sempre in strutture di willing o sotto un cappello NATO, ONU o speriamo possibilmente Europa, ma in ogni caso in un contesto sovranazionale. Quindi dobbiamo prendere atto che la nostra difesa va inquadrata in un contesto sovranazionale. Detto questo, vediamo il punto di vista dell'industria. Che cosa si aspetta l'industria da questo sovranazionale? Qui non vorrei entrare in un dibattito fra cosa è NATO e cosa è EU. Chiaramente quello che ci rivolgiamo è la componente europea della NATO, sia perché gli Stati Uniti hanno detto chiaramente spicciatevela da soli, più di una volta, e sia perché 22 paesi europei sono anche NATO, tra l'altro tra i 22 quelli che restano sono forse probabilmente dal lato europeo, non dal lato NATO, sono anche meno pesanti, meno significativi. Quindi diciamoci, questo corpo di 22 non lo definisco né NATO né EU. Di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno che a livello di questo organismo sovranazionale definisca quello che è lo scenario in cui ci troviamo a operare. Io ricordavo sempre, quando la guerra era quella tradizionale, che c'era un forte sforzo della NATO per definire quella che era la minaccia del patto di Varsavia, dove venivano esaminati, il generale ovviamente ricorda benissimo, sa benissimo perché ha preso parte sicuramente addirittura, venivano definite tutte quelle che erano le armi, c'è una nave fatta così che ha questi radar, questi cannoni, c'è un missile fatto così e così via. Allora noi abbiamo bisogno di una definizione di quello che c'è, lo scenario in cui ci troviamo a operare, per usare un brutto termine un po' militare, quella che è la minaccia o il threat. Perché? Perché è chiaro che dobbiamo capire chi è il nemico. E questo più è fatto su informazioni cumulate, più è sovranazionale, più è significativo. La seconda cosa, e ci vuole, viene detta in un termine un pochino, l'armonizzazione dei requisiti, ovvero come si risponde a questa minaccia che venga definito. In una conferenza recentissima al CASD il dottor Panza, mio ministro delegato, ha citato un numero che non sono riuscito a capire da dove l'ha preso, ma ha detto che il costo dello spezzettamento europeo nel campo della difesa per lui valeva 52 miliardi, che è una quantità di risorse spaventose confrontati con i budget che abbiamo oggi. Non ce lo possiamo permettere. Quindi che venga una definizione dei requisiti, poi ovviamente per il rispetto della sovranità.
ogni nazione deciderà quello che fa. Però nel momento in cui c'è una uniformità del requisito, ovvero il carro armato europeo è uno e soltanto uno, è chiaro che avremo automaticamente una razionalizzazione della struttura industriale, avremo accordi fra le nazioni, cioè avremo automaticamente, si innesca un meccanismo virtuoso di razionalizzazione. Quella razionalizzazione è stata invocata di nuovo da un oratore nel precedente, sarà nella ragione di fatti. Vorrei far notare poi che oggi la razionalizzazione industriale, l'industria è più avanti di quello che è l'approccio nazionale istituzionale. Tanto per citare il blocco dell'ultima grande mossa, ma vorrei dire che le industrie di primo livello di cui parliamo non ce n'è una che sia puramente domestica, non ce n'è una. Neanche per eccezione esistono più aziende nel nostro campo che siano puramente domestiche. Detto questo, definito lo scenario e definiti gli approvvigionamenti, una volta che viene stabilito quello che è il requisito, quello che è il prodotto, fatemi dire, richiesto, è chiaro che questo è una potente agevolazione all'industria, perché intanto c'è questa spinta all'aggregazione, alla razionalizzazione e poi economie di scala, spinta all'efficienza. Perché? Perché noi dobbiamo fare in modo di acquisire un posizionamento competitivo sui mercati terzi, e non parlo del mercato europeo, il resto, perché la contrazione dei bilanci, tutto quello che ci siamo detto n volte, implicano che le dimensioni delle industrie del mondo occidentale e in europeo come conseguenza possono sopravvivere esclusivamente se il loro mercato è globale. Noi oggi ci confrontiamo in una situazione in cui la contrazione del budget del Pentagono ha ridotto a un rilassamento degli ITER e quindi del protezionismo e quindi degli ostacoli che gli Stati Uniti mettono alle esportazioni, che vuol dire maggiore aggressività di aziende americane sui mercati terzi. Dall'altra parte, dove ci sono più soldi, dove c'è più domanda, è l'Asia. Ma l'Asia, io sono stato testimone, protagonista, attore di molti contratti con l'Asia, vi assicuro che quello che si chiama transfer know-how oppure partecipazione industriale, detto offset in modo scorretto perché non è un offset, è una partecipazione industriale diretta, ora col termine offset si associa un po' tutto, ma è quello che intendo, è un carattere mandatorio di qualunque contratto, non esiste più nessuna cosa che sia una fornitura. Quindi, che cosa vuol dire questo? Che avremo delle nazioni, ancora due minuti, giusto? Le nazioni asiatiche che oggi sono nostri clienti, ma diventeranno rapidamente nostri concorrenti. Cosa dobbiamo fare per poter mantenere questo? Non certo non vendere, non certo non stare al gioco, perché vuol dire uscire dal mercato, ma mantenere il vantaggio tecnologico e quindi la necessità di investimenti significativi, pesanti, che consentano di mantenere questo vantaggio tecnologico senza il quale spariamo. Nel giro di 20 anni avremo delle concorrenze assolutamente insostenibili dal mondo asiatico. Quindi ben venga l'altro approccio che vedo in EU, poco in NATO ma in EU, che è quello di cominciare a parlare di investimenti anche per sostenere tecnologia della difesa. È detto in termini ancora non chiarissimi, si parla sostanzialmente di energia duale, ma parlano nell'ottavo programma quadro di 500 milioni che verranno dedicati a queste tecnologie. A parte il fatto che io sostengo che tecnologie non sono né maschie né femmine, non sono né civili né militari, ma sono tecnologie, è neutro se vogliamo. E quando si inseriscono in un'applicazione prendono colore, prendono sesso, prima non lo hanno, e quindi tutte le tecnologie sono sostanzialmente duali. Ma a parte questa considerazione, è fondamentale che l'Europa, che se non vuole che la sua industria della difesa sparisca, deve armonizzare i requisiti e sostenerle le tecnologie. Non c'è alternativa, non c'è alternativa. L'altra cosa, una piccolissima raccomandazione, lo spunto mi è venuto dall'ultimo commento, libro bianco. L'industria italiana ha bisogno di un libro bianco, un industrial database, un industrial defense strategy. La pianificazione in molti casi è importante quanto le risorse economiche. E quindi è fondamentale che questo libro bianco, questa strategia, questa proiezione della nostra difesa in quel contesto che abbiamo detto sia espressa.
Grazie. La pianificazione importante quanto le risorse economiche. Sembra senz'altro che siano due, come dire, beni primari non fortemente disponibili sul mercato italiano in questo momento.